Ritengo naturalmente che il trasporto pubblico debba, il trasporto e il MT debbano continuare ad essere naturalmente pubblici e i finanziamenti che sono stati in qualche modo investiti in questi anni e anche nel preventivo del 2017 da parte della civica amministrazione sono la testimonianza e oggettivamente l'esempio concreto di quanto io sto dicendo. E peraltro, se non ricordo male, questi finanziamenti non so se abbiano eguali in Italia il rapporto naturalmente tra cittadini, il rapporto tra popolazione e città. E ho sentito delle cifre un po' così per quelle che naturalmente sono riuscito a sentire, ma vorrei ricordare che da questo punto di vista tutti non si assumono le responsabilità che dovrebbero assumersi, perché il servizio di trasporto è di competenza naturalmente delle regioni. La civica amministrazione ha investito con un proprio contributo 30 milioni, a differenza dei 29 milioni che vengono investiti su tutto il territorio da parte della regione stessa. E naturalmente da questo punto di vista, in riferimento anche al parco mezzi, per essere ancora più chiari, ricorderete che, perché i lavoratori queste cose le sanno quanto me, se non meglio, ricorderete che nel 2013 vi era stato un accordo che prevedeva 200 bus e ne sono arrivati 62. L'attenzione, io credo, vada consolidata e rafforzata per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e dentro il patto per la città sono previsti 5 milioni per acquisto di nuovi bus. Io sottolineo, ma naturalmente questo è un aspetto che riguarda anche la regione che ha preceduto l'attuale giunta di centrodestra, insomma, che davvero il comportamento da parte del Comune è stato un comportamento diverso rispetto. E i criteri, ahimè, però la situazione sta peggiorando, perché come criteri per la ripartizione sono, la regione ha cambiato i criteri, ma guarda un po' il destino, per Genova sono il 64%, del servizio 2016, per Savona l'86,89, che non è che voglio fare la guerra con gli altri capoluoghi, con le altre città liguri, ma comunque il tema è che il comune di Genova e MT è penalizzato ulteriormente rispetto ad altre realtà, quindi vuol dire che di fatto dovrà integrare ancora. Allora io sono assolutamente convinto che naturalmente bisogna partecipare alla gara e partecipare nella maniera più competitiva. Genova parcheggi è una questione che credo vada approfondita per capire negli interessi di tutti naturalmente quale sia più opportuna, quale scelta sia opportuno fare, più opportuno. È evidente che un bilancio in equilibrio è un prerequisito, per questa ragione naturalmente credo che sia importante che MT, mi pare solo nel 2012, ma è finito il tempo, chiedo scusa, prego. Comunque è fondamentale ATP e AMT che si presentino a questa gara. Ricordo Parma che in quella situazione naturalmente le due aziende. Merella diceva 5 milioni può darsi che siano pochi, ma naturalmente sono una cifra che può contribuire. Se arrivassero i 100, mi pare 38 mezzi che la regione aveva previsto nel 2013, naturalmente questo avrebbe un significato. Sento parlare di metropolitana, ma si deve e si potrà fare di più, ma voglio ricordare ai più distratti che nel bilancio sono previsti 28 milioni richieste dal Ministero delle Infrastrutture con un cofinanziamento di quasi 5 milioni, 4,8, e si tratta della prosecuzione da Piazza Terraba poi a San Martino naturalmente. E in questa cifra sono compresi due treni e il costo dell'acquisto del sedime. Naturalmente, in riferimento ad alcuni aspetti che voglio sottolineare, perché io ritengo che per quanto riguarda la lotta all'evasione tassaria dei risultati sono stati conseguiti, naturalmente c'è da fare molto di più. Io non posso che riconoscere ai lavoratori di AMT e alle organizzazioni sindacali il lavoro che è stato fatto attraverso gli accordi che in qualche modo hanno contribuito in maniera significativa naturalmente a risparmiare. È stata usata la cassa integrazione, sono stati usati i contratti di solidarietà, insomma, l'esito anticipato e tutta una serie di altre azioni. Insomma, io sono assolutamente convinto, peraltro mi pare che anche sul tema delle strisce gialle in questi ultimi anni c'è da fare molto di più, ma in questi ultimi anni la velocità commerciale è aumentata, insomma, mi pare che 16 km all'ora è dal disegno e 19 in corsia protetta in corso Roma. Naturalmente c'è da fare molto di più, ma
In questo contesto ritengo che, ho sentito parlare di legge Madia, vi è stato un impegno davvero da parte dell'amministrazione teso a fare anche una battaglia politica, perché il tema delle assunzioni a tempo indeterminato è fondamentale. Noi ci siamo mossi, bisogna farlo ancora di più, peraltro ribadendo che le assunzioni a tempo determinato costano, se non ricordo male, quasi il doppio del tempo indeterminato, quindi si tratta di un risparmio di circa 1 milione all'anno, e sono stati assunti lo scorso anno 100 autisti, se ne assumeranno un altro centinaio. Non credo, naturalmente, dire che lo dico con grande umiltà, non credo che siano moltissime le aziende che hanno seguito questa politica, bisogna farne ancora di più, naturalmente. E anche perché questo può contribuire, naturalmente, nessuno se ne abbia male, oltre a dare sbocchi a nuovi lavoratori, serve anche un po' a contenere lo straordinario, sia il singolare. Il mio ragionamento era riferito che in 2 anni ho fatto 30.000 km con lo scooter, lo uso per lavorare, facendo l'assessore, cercando di muovermi. Il tema non era criticare i tempi, è che può funzionare forse lo scooter, ma io insisto a dire, naturalmente, che è fondamentale continuare a garantire, anzi, se è possibile, incrementare, pur riconoscendo le difficoltà, ho ricordato la copertura del 95% del territorio. È altrettanto vero, ma non per scaricare su nessuno, ma che il servizio di trasporto è di competenza delle regioni, e quindi non è che si può fare delle scelte di questo tipo, se altro vorrei anche capirne le motivazioni dal punto di vista politico, insomma, perché questo criterio di riparto del Fondo Nazionale tra Bacini di Traffico, ancora una volta, la Regione abbia pensato di sottofinanziare Genova. Perché? Perché? Perché nel nuovo programma dei servizi dei trasporti minimi, ripeto, Genova, il 64% del 2016 per Savona Lotta, peraltro con le caratteristiche che sono tipiche della nostra città, insomma, che non sono esattamente quelle di altre città che stanno, peraltro lo dico, sarebbe poi interessante anche chi individua nella Regione, come dire, l'alleato ideale, insomma. A differenza di altre regioni del nord che hanno sempre investito risorse proprie nel trasporto pubblico locale, insomma. E invece in questo caso no, insomma, e lo sottolineo, insomma, pur tra mille difficoltà, per questa ragione da sempre il Comune di Genova naturalmente non deve cessare di farlo, in riferimento alla domanda, trovando le risorse, ha dovuto aumentare il suo contributo, insomma i 30 milioni sono lì, e credo che a parte davvero il 2012, mi pare che abbiamo sempre garantito, si siano sempre garantite, infatti siamo dinanzi ad un dovere, anche se non facile, sono sempre state garantite naturalmente il pareggio di bilancio, insomma. E quindi anche il tema delle linee collinari, il tema in qualche modo è fondamentale in questa città, bisogna riuscirlo a coprire, però è altrettanto fondamentale che si sottolineino le responsabilità che stanno in Regione, non soltanto in Comune, perché il Comune credo che la sua parte l'abbia fatta e debba continuare a fare. Versione prima dell'intervento di Arcangelo, che poi magari sarà, che deve spiegarlo a me, ma nel senso che non capisco cosa si voglia dire riferito alle organizzazioni sindacali che imbrogliano. Io l'avevo detto prima e ribadisco quello che avevo sostenuto, nel senso che una serie di azioni importanti in questa vicenda si sono fatte grazie a una responsabilità, un senso di responsabilità, una condivisione attraverso confronti con le organizzazioni sindacali, quindi con i lavoratori, con accordi sindacali importanti. Lo dico perché in virtù di questi sacrifici è chiaro che dobbiamo lavorare insieme perché non venga meno quello che poi di fatto nella domanda, anche se naturalmente esistono delle regole di gara che sono dettate da norme nazionali. Allora, vi sottolineo, bisogna, per evitare, perché poi i lavoratori lo sanno ancora meglio di me, quindi non è che hanno l'anello all'ancio, insomma, nessuno può pensare, certamente nessuno dei presenti, ma di prendere in giro. Bisogna lavorare con grande determinazione per costruire questa associazione di impresa, perché parlare di impresa, perché è fondamentale, cioè è fondamentale, anche se naturalmente ribadisco al responsabile del sindacato, che la clausola sociale, ma anche se vincessero gli altri,
sarebbe probabilmente, anzi sicuramente alla clausola sociale che tutelerebbe i lavoratori, ma l'obiettivo deve essere quello di non arrivare a questa situazione, l'obiettivo è quello di dare continuità all'azienda, perché questo deve essere un obiettivo politico fondamentale, certo per il senso di appartenenza, per tutte le cose che mi pare Paolo ricordasse che condivido, ma è fondamentale perché il trasporto pubblico deve avere queste caratteristiche, per questo devono diventare più efficienti. Poi naturalmente vi è un ragionamento legato alla possibilità di partner forti, ma è chiaro che l'obiettivo deve essere quello di partecipare alla gara e partecipare a questa gara nella maniera più forte e più competitiva. E tra le ragioni, naturalmente, io insisto su tutte le cose che sono state dette, ma anche perché i lavoratori nel corso di questi anni hanno dato un contributo importante per consolidare, rafforzare e mantenere in vita il trasporto pubblico a Genova, che ripeto, anche per me, per l'amministrazione, rappresenta un punto, un obiettivo fondamentale.